Agrigento, l'assessore comunale Marco Vullo ha presentato dopo la prima a Villa Seita la seconda tappa della Festa dei Mestieri che si svolgerà a Fontanelle nello spazio polifunzionale della parrocchia San Nicola sabato prossimo 18 dicembre dalle ore 16.30 alle ore 20. L'iniziativa è organizzata dallo stesso Vullo e dalla Scuola dei Mestieri Euroform diretta da Totò Licata. Sabato parteciperanno all'evento il Comitato Fontanelle Insieme, la CNA, la Caritas, la Croce Rossa, la Parrocchia San Nicola e altri partner tra intrattenimento musicale, show cooking, socialità e sport. Dopo la prima tappa che abbiamo fatto nel quartiere di Villa Seita, che è andata benissimo, lì si sono messe le basi, abbiamo piantato le basi per un ragionamento, un percorso, sempre nell'ottica di quella che è il recupero della dispersione scolastica, grazie ad Euroform e a tutti quelli che sono gli attori principali dei territori, cioè le istituzioni, le associazioni, in questo caso il Comitato di Quartiere di Fontanelle, la Caritas, Croce Rossa Italiana, CNA, me ne dimenticherò qualcuno, però la scuola soprattutto, ma una serie di istituzioni ed enti che si uniscono nel segno di che cosa? Di ragionare all'interno del quartiere nella lotta contro la dispersione scolastica, ma soprattutto incentivare un territorio che senza ombra di dubbio ha di bisogno attenzione, e l'amministrazione comunale con il mio assessorato, l'assessorato ai quartieri, insieme alla splendida persona del presidente di Euroform, Totò Licata, che è sempre attento a queste dinamiche, mettiamo insieme e continuiamo questi tour che non si fermeranno qui, perché nel 2022 abbiamo già altre due tappe in programma sempre nei quartieri della città e con questa stessa direzione. Siamo una scuola dei mestieri e come tale cerchiamo di coinvolgere le amministrazioni locali secondo il nostro auspicio, che è quello di valorizzare i talenti, e quindi da questo può derivare anche uno sviluppo che parte dal basso. Come? Cercando di aggregare le forze sociali, religiose e culturali del territorio, mettendole assieme e cercando di valorizzare proprio i talenti, i minori che noi accompagniamo verso il mondo del lavoro. Da questo può derivare un processo virtuoso che è il nostro obiettivo fondamentale, è accompagnarli verso il mondo del lavoro creando occupazione, creando ricchezza, e da questo può derivare sicuramente un momento di coesione sociale e di inclusione sociale, perché Euroform combatte la dispersione scolastica, lo facciamo in modo virtuoso, cercando di valorizzare alcuni mestieri che anche sono scomparsi negli ultimi anni. I percorsi sono quelli della cucina, l'agroalimentare, valorizzando i prodotti autoctoni che abbiamo, i tanti prodotti che abbiamo in questo splendido territorio, e poi il settore dell'informatica. Euroform è collegata con Apple Education Italia, cercando di fare una didattica innovativa con lo strumento dell'iPad che offriamo gratuitamente ai nostri alunni. Il settore della meccatronica, un settore in grande ascesa e di grande, come dire, occasione per i ragazzi per trovare occupazione. Poi abbiamo altri mestieri come quello del saldatore, dell'elettricista. Mestieri che diciamo, cerchiamo di imprimere fortemente sul territorio, coinvolgendo, dicevo poco fa, le amministrazioni, sensibilizzando ragazzi e famiglie a veicolare la loro diciamo, richiesta verso i percorsi di istruzione e formazione professionale, che ricordo sono gratuiti e danno la possibilità di studiare e allo stesso tempo di imparare un mestiere.